Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, guardate che bel paesaggio alle nostre spalle, siamo alle porte di Aosta, stiamo andando a visitarla, è di là da quel ponte, e cerchiamo le cache che questa città ai piedi delle Alpi ci propone. La prima cache che stiamo andando a cercare nel centro di Aosta è Pailleron, e l'owner ci dice che la fontana che stiamo per vedere quando arriveremo a GZ nasconde un segreto, e di guardarla bene, cercare di carpirne il mistero. E la Pailleron è fondamentalmente una torre a base quadrata usata fin da epoca romana come pagliaio. La hash che stiamo andando a cercare è praticamente una hash che ci vuole mostrare le mura medievali di Aosta, che sono state in buona parte distrutte per permettere alla Aosta moderna di proliferare e di espandersi. Lo stile di questa multi è molto vicino a quella che potrebbe essere una letterbox. Infatti, arrivati sul punto delle coordinate, bisogna controllare una foto spoiler con un disegno che ci dovrebbe portare alla hash. Ora, se riesco, ve lo metto anche in sovraimpressione. Praticamente dobbiamo tornare dove siamo venuti e cercare in un punto specifico che ci indica appunto questa specie di mappa. Ci spostiamo adesso verso la prossima hash, che è il tiglio secolare, che è un tiglio piantato nella prima metà del XVI secolo al posto di un ancor più antico olmo, e a tutt'oggi persevera nella sua fioritura, e viene detto anche il tiglio secolare di Sant'Orso. Andiamo a vederlo. Altro giro, altra hash, le porte di Aosta. Allora,
Allora, siamo arrivati e questo è il famoso Arco di Augusto, che fu costruito nel 25 a.C. in occasione della vittoria dei Romani sui Salassi, e nel Medioevo è stato denominato Volto Santo dall'immagine che si può vedere qui. La Hesh è comunque lì vicino. Il suggerimento dice: un pezzo di mare bloccato nelle montagne, ma pur sempre vicino all'acqua. Esce di Aosta, le abbiamo trovate tutte, ma adesso proseguiamo perché la città ci offre un monte di bellissimi scorci e zone storiche e panoramiche. C'è il teatro romano, lo voglio vedere. Ovviamente siamo arrivati fuori dal teatro romano ed è chiuso perché questa settimana è sotto lavori. Fortunello come al solito. Torneremo verso il camper e ci sposteremo. Ed in effetti ci siamo spostati, siamo andati a visitare il castello di Fenis, un luogo veramente bellissimo. Purtroppo la cache, che una volta era nascosta vicino al castello, era in quel momento archiviata. Benissimo ragazzi, abbiamo concluso il giro di Aosta, è stato molto divertente, poi una città molto piccola ma estremamente ricca di storia. Quindi da Cody, da Aosta e da questa domenica di fine agosto calda, assassinata, è tutto. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare commenti qui sotto e lasciare like, e ci vediamo alle prossime puntate. Good ride, cowboys!